Preghiera. Siamo ancora nella stessa pagina, la pagina 32, dove abbiamo trovato il Fra Martino. Cosa dobbiamo controllare prima di partire? Poche cose. Anche in questo caso il brano è molto piccolo, sono soltanto 8 battute. Dobbiamo contare fino a 4 per ogni battuta e la posizione delle mani è la terza posizione. Oppure, se io non mi ricordo qual è la terza posizione, semplicemente guardo le prime note della destra e della sinistra e guardo il libro quali dita mi suggerisce di usare per suonare quelle note. Prima nota, Sol, io devo mettere sul Sol il pollice. Eccolo qua. Quindi le altre dita sono sopra Sol, La, Si, Do, Re. Mano sinistra. La mano sinistra suona due note insieme, cioè un bicordo. Anche questa è una cosa che abbiamo visto in un video precedente. Parte, inizia suonando contemporaneamente Re e Si. Il Re con il pollice e il Si con il dito numero 3. Quindi queste due note. Quindi ecco perché la terza posizione, perché è quella dove le mani stanno sopra le note Sol, La, Si, Do, Re. Bene, non ci sono grosse difficoltà. La mano sinistra suona sempre due note per volta. Sono tutte note bianche. Qualche volta devono contare due, qualche volta devono contare quattro. Suono una volta la mano destra, una volta la mano sinistra e poi le due mani insieme.